Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Manamana. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Armando Garufi, ben ritrovati. Stasera parliamo di uno sport simpaticissimo, parliamo di bowling. Lo facciamo con Angelo Manuli, che è un giocatore di bowling qui della Federazione Catanese. Buonasera, ciao Angelo. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto una particolarità, diciamo, di carattere storico. Lo sapevi che il bowling già si giocava, una specie di bowling, uno sport molto simile, nel 4000 avanti Cristo in Egitto? Sì, perché qualcosa l'ho vista anch'io su internet, perché non c'era quello. Nel 300 dopo Cristo si giocava anche in Germania, all'interno delle chiese, dove il pavimento liscio permetteva alla palla di andare a colpire dei birilli a forma di demoni. Poi diventò un sport, diciamo, abbastanza ufficiale con re Edoardo III d'Inghilterra intorno al 1300. Poi i soliti americani nel 1895 ne hanno fatto un po' l'emblema sportivo. Sì, per loro è uno sport professionistico. Ma noi parliamo del bowling giocato in Italia e soprattutto chiedo ad Angelo Manuli questa passione per il bowling. Ossia, so che tu hai fatto anche diverse gare, hai vinto delle coppe. Cos'è? Hai cominciato così come fanno un po' tutti, come anch'io ogni tanto vado a giocare, insomma, la partitina tra amici, poi la passione è stata talmente forte che ti ha portato a fare anche delle gare. Hai cominciato così? No, io, diciamo che mio padre gioca da una vita al bowling, da quando è aperto il bowling qua a Catania. Io andavo a segnare i punti, una volta segnavo i punti a mano. Sì, una volta, mentre adesso è tutto più tecnologico. Ora è tutto tecnologico, ora si deve andare solamente a giocare e divertirsi. Mentre invece prima io facevo il segnapunti ufficiale della squadra, diciamo, più forte di Catania. E quindi, però non avevo tutta questa gran passione per giocare.
mi piaceva solamente guardare, frequentarlo, è un locale pulito, quindi logicamente il bullying è buono anche per questo, tirare dalla strada. È stato anche per passare delle serate un po' diverse, invece sì. Andare al cinema, sì, io già da o andare a mangiare già la pizza. Perfetto. Andiamo al bullying. Il mio era il segno punto ufficiale. Poi sì. Da lì, logicamente, stando tutti i giorni al bullying, prima o poi una partita te la fai. E mio padre mi ha convinto a giocare finalmente al bullying. Da lì ho iniziato i primi passi nel 1989, quindi non ieri. E il primo torneo è andato malissimo perché sono arrivato ultimo. Dovevi fare esperienza, giusto? E lì un signore che mi ha cresciuto mi ha donato una targa dove c'era scritto la promessa più giovane. Mm-hmm. E da lì, quanti anni avevi, hai detto? Nel 1989, 16 anni. 16 anni, quindi giovanissimo. Sì. E io invece volevo da subito mollare, invece quella targa che sembra una stupidaggine invece mi ha permesso di... Ti ha spronato, ti ha sì, spinto. Sì, è stata una cosa, ho detto non voglio deludere questa persona, io sono messo ad allenare perché se non ti alleni come tutti gli sport non ottieni niente, quindi ti compri la boccia personale, le scarpe personali, perché logicamente il bullying è per tutti, non è per tutti, perché se lo fai a livello agonistico è abbastanza costoso, perché le bocce costano, le scarpe altrettanto, certo, e poi ci sono le borse e tutto il resto, però già parliamo di una boccia che già costa sulle 300 euro, le scarpe 180, 190. Quindi sembra uno sport alla portata di tutti, ma invece certo, è uno sport no. Che incide anche certo, economicamente parlando. Io vorrei ricordare, mentre parlo con te, agli ascoltatori che hanno la possibilità di interagire con la chat. Quindi se qualcuno volesse fare qualche domanda al siamo nostro qui. Amico Angelo Manuli o volesse fare qualche commento, lo può fare cliccando appunto sulla nostra chat. Parliamo appunto di queste bocce che possono avere un peso che può arrivare fino a 7 kg, giusto? Sono 16 libbre. 16 libbre, se consideri 459 grammi una libbra. E siamo intorno ai 7 kg, sì. Dicendolo proprio in misura di peso italiano. Diciamo che chi va a giocare naturalmente si trova tutta una serie di bocce perché devono essere naturalmente adattate a quelle che sono le dita e le mani. Ci possono essere mani più carnose, mani più grandi, più piccole. Quindi quanto è importante la boccia, tanto che tu hai parlato di boccia personalizzata, nel gioco del bullying? Allora, tutti si fanno il conto che arrivano al bullying, trovano una boccia leggera adatta per loro, e loro dice beh, è leggera, però no, logicamente per fare un impatto maggiore nei birilli, più pesante la boccia meglio è, perché logicamente ci arriva con una forza maggiore. Non si deve tirare per forza forte, perché tutti quanti sono convinti anche che arrivano e guarda, io ho chi visto, fa più forte vince. Invece ho visto una volta una ragazza che ha tirato con una lentezza e ha fatto il cosiddetto strike. Vogliamo ricordare che cos'è lo strike? Allora, lo strike è quando abbatti al primo lancio tutti i birilli e li disintegri, quindi non ne rimane neanche uno, quello è lo strike, mentre invece lo spare è quando ti dà la possibilità al secondo lancio di abbattere perché quelli rimasti. Ne hai fatti cadere già, certo, perché già sono 10 birilli. Ritornando al discorso della boccia, allora diciamo che cosa stavi dicendo? Allora, quando arriva il bullying trovi l'avventore, chiamiamolo così, l'avventore, che è quello che arriva a passarsi la serata, trova già le bocce forate con dei fori non appropriati per la sua mano, quindi esatto. Devi essere fortunato che arrivi e trovi la... Perché va bene, vedo che ne arrivano ce ne diverse. Sono, sì, ce ne sono dai 6 libbre, dalle 6 libbre fino alle 16 libbre, quindi c'è una vasta scelta di grandezza, certo. Mentre invece peso. Il giocatore professionista, quando prende la boccia che si fora per la sua mano, e anche la foratura è importante perché ti fa pesare meno anche la boccia, perché per esempio io che tiro con una 15 libbre, che sembra pesantissima, però con i fori personalizzati non neanche la senti la boccia. Certo, perché riesci a, certo, invece, a prenderla bene. Invece quella la boccia degli avventori, logicamente quando non hai la misura precisa, ti può venire anche la tendinite se fai tante partite con la stessa boccia, certo. Non la tua...
e quindi la boccia è importantissima. Vogliamo ricordare quali sono le dita che sono interessate? Se non sbaglio, il pollice sicuramente, l'indice no, e il medio e l'anulare. Quindi deve essere rimanere le corna. Sì, certo, esattamente. Questa è l'impugnatura 1, 2 e 3. Sì. Quindi queste qua rimangono con queste qua si tira. Ma il mignolo è interessato, no? No. Quindi abbiamo detto pollice, l'indice e mignolo no. Medio e anulare. Anulare, sì. E, diciamo che ci sono diversi stili nel tirare la boccia. Quale c'è un modo particolare proprio per lanciare la boccia? Perché innanzitutto il polso, se non sbaglio, che deve essere bloccato già oppure deve essere flessibile. Io sono non è che sono un giocatore. Ecco, dimmi qual è la mossa giusta, allora, anche perché possono anche vederla i nostri ascoltatori. Diciamo che la boccia va messa nel palmo della mano, sì, così, in modo tale da avere la padronanza della boccia. Non così come a livello delle bocce, quelle di della sabbia. Quindi deve essere, sì. Questa qua invece, avendo qua la boccia, quando scende, il primo ad uscire è il pollice, ma è in automatico, non devi pensare, aspetta faccio uscire il pollice, già automaticamente ti esce. Con queste due dita, maggior parte con questo qua, dai l'effetto alla boccia, ma con tante ore di allenamento. Ah, certo. Non pensare che arrivi al parleremo bowling. Anche dell'allenamento, perché non pensare è ovvio, che arriva al bowling, arriva e fa girare la boccia. Sembra uno sport semplice, ma tanto semplice non è. Perché non è semplice? E non è semplice perché, ti ripeto, se devi giocare con a livello che ti giochi una pizza tra gli amici, e allora è semplice perché arrivi, tiri e quello che fai. Ma se devi fare delle gare con giocatori professionisti di tutta Italia o di tutta la Sicilia, e lì tante ore di allenamento alcune volte non bastano. Perché ti devi mettere in posizione particolare, ti devi mettere sulla destra o sulla sinistra in base a che birillo ti rimane, mentre invece l'avventore si mette là, tira e finisce tutto. E come va. E invece quello no. Vogliamo un po' parlare delle regole, perché bene o male chi va a giocare al bowling le regole le conosce, però non so se lo stesso è per il cosiddetto avventore che va a farsi il neofita, che va a farsi la partitella tanto per, o se nelle gare regolari ci sono regole diverse, sia il numero per esempio dei tiri, dei lanci da fare. No, allora i lanci sono sempre quelli là, per tutti quanti uguali, o avventori o professionisti, i lanci sono sempre quelli, sono i 10 lanci. E al decimo lancio, se fai lo spare, ti dà diritto a un ulteriore lancio. Se fai lo strike, ti dà ulteriore altri 2 lanci. Solamente l'ultimo lancio. Quindi i lanci sono uguali per tutti quanti. I punteggi sono uguali per tutti quanti. Sono 12 lanci? Sono 12 lanci, sì. Che ti permettono di arrivare a un massimo, se non sbaglio, di 300 punti. Nel caso in cui siano tutti strike. Tu li hai fatti? 2 volte, sì. 300 punti, sì. Quello è un record, diciamo, oltre non si può andare. No, non si può andare, più di quello non puoi fare. E, qual è il tuo stile? Il mio stile è, diciamo, semplice e redditizio, mentre oggi è anche più in evoluzione il bowling. Io non gioco da 4 anni, da quando c'è il piccoletto, quindi non però ho preferito per ora. Sei giovanissimo comunque. Sì, ho 42 anni. Quindi puoi riprendere tranquillamente. Quello sicuramente, però per ora la priorità, diciamo, è il bambino. Quindi perfetto. Per ora ho abbandonato, però. Ma neanche una partitella tanto. Niente. Così niente. Per stare in allenamento. Per ora mi ruba tutto lui, quindi per ora non. E allora stavamo dicendo il tuo. Quindi il mio stile è, diciamo che è semplice, non è di quelli là un effetto pazzesco. Redditizio va là, se capita, per strike. Arrivare a fare 10 strike. 12 strike. Dai, scusami, 12 strike, perché avevamo detto che sono 12. Ma infatti, come dicevo prima, non è importanza o avere un effetto pazzesco o avere più potenza, trovare una soluzione anche al tuo stile di gioco, perché se io non riesco a fare un effetto micidiale, perché devo togliermi la vita, mentre invece scegli una cosa più facile? Beh, questo è ovvio, avrai facile. Trovato la tua giusta certo, dimensione, certo, come si suol dire. Anche l'età. Ma di questo io penso che ne parliamo dopo, perché vorrei anche
un po' parlare della piccola, della rincorsa, eh? Si parte a piedi uniti, vabbè, di questo ne parliamo, perché adesso noi facciamo una pausa musicale e lo facciamo con gli Hills and Hills, che ci fanno ascoltare King. Globus Radio Station, la vostra radio anche sportiva, in compagnia di Armando Garufi, sport e non solo, stasera con l'amico Angelo Manuli, giocatore di bowling, diciamo abbastanza modesto, perché parlando abbiamo scoperto determinate cose che spero di potergli un po' strappare dalla bocca. Ma noi abbiamo parlato appunto del lancio, mi hai detto che tu hai trovato la tua giusta dimensione, parliamo anche della rincorsa, perché è una rincorsa di qualche metro, si parte a piedi uniti, però poi si deve arrivare come? Si deve arrivare col sinistro. Col sinistro, è una regola. È una regola, perché quando poi fai i passi nella pista ti rendi conto che, non pensandoci certo, sempre, perché è la stessa cosa prima del pollice che ti dicevo, certo, non pensandoci arrivi col sinistro a scivolare e con il destro lanci. Ma la scivolata è importante? Sì, certo, è importante. È importante perché ti fa arrivare più morbido nella pista, il ginocchio si adegua a tutto il corpo, perché se arrivi dritto non ti permette certi movimenti per fare quel famoso effetto. Beh, naturalmente bisogna acquisire, così come tante cose, deve diventare naturale questo movimento. Non penso, perché all'inizio credo che per chiunque sarebbe difficile poter giungere a una cosa già che diventa automatica, insomma. Se non hai pazienza, dopo due giorni non ti alleni più, perché è complicato e veramente. Allora, visto che noi stiamo parlando di uno sport già a livello dilettantistico professionistico, è stato anche all'Olimpiade, quindi sì, appunto, non parliamo naturalmente dei giocatori della domenica, ossia di coloro che ci vanno ogni tanto per passare un'ora del loro tempo. Parliamo a questo punto, quanto tempo ci vuole per allenarsi, quante ore giornalmente per raggiungere determinati livelli, quanto tempo è necessario? Guarda, considera che quando giocavo, non più, ogni giorno 6-7 partite se ne andavano tranquillamente, e non sono pochi, perché la forza ci vuole, certo, poi specialmente a un certo livello, perché se partite te li fai così non ci fai neanche caso, però con l'allenamento ti carica la forza sul piede, il braccio, e ogni giorno ti viene uno sport vero e proprio, come il calcio, come... Guarda, la regia mi ha mandato una proposta, una serata di bowling con... l'hanno fatto scomparire mentre io parlavo, vabbè, comunque l'avevo già visualizzato, con tutta la redazione maschile e femminile di Globus Magazine Radio Station. E naturalmente tu ci potresti dare anche un po' qualche chicca, qualche consiglio in questo senso, quindi naturalmente sei invitato. Quindi abbiamo detto automatismo nel prendere, nel lanciare la palla, sì, automatismo nella rincorsa, nel arrivare con la gamba sinistra in scivolata, e naturalmente questo comporta tantissime ore di allenamento. Ma la stazza è importante o no? Infatti io sto vedendo che tu sei una stazza normalissima, infatti non ho detto, io tiro quasi una 15 libbre, diciamo. Perché se già pensi una 15 libbre quanti chili pesa, tu dici ma come ce la fai? Perché ti dicevo prima, l'impugnatura è fondamentale, perché quella non te la fa pesare la boccia, sembra strano ma è così, non te la fa pesare assolutamente. Ma gli americani sono un poco come si dice, i maestri nel bowling, quelli ci campano. Ma vedendo qualche volta qualche filmato, ossia vedo che è sempre la stessa, ma il movimento che dicevi tu, l'effetto è determinato soltanto dalle dita o c'è anche un movimento di polso? No, allora, o il polso deve sempre restare fermo? C'è qualche giocatore, e poi c'è una domanda di un ascoltatore, c'è qualche giocatore anche che non mette neanche le dita,
se ti vedi ci sono anche filmati su YouTube, sì, sì. Ed è fortissimo, ossia non mette le dita, non proprio mette le dita, la tiene come se fosse così, la tiene così. Quando arriva non è semplice, è più difficile, ma molto più difficile, certo, penso. Ma questo è regolamentare, sì. Non c'è una regola che per forza deve mettere tutte e tre dita, può mettere solamente uno, la tiene, come la puoi tenere come vuoi, la puoi lanciare come vuoi. L'importante è fare prima di fare la domanda dell'ascoltatrice o dell'ascoltatore, io vi pregherei di mettere almeno il vostro nome, tanto per sapere se chi ci pone la domanda è una donna o un uomo. Volevo farti questa domanda. Quando tu lanci, a quanti metri di distanza viene lanciata? Oppure deve essere una cosa, scivola subito dall'inizio, oppure c'è un metraggio, una lunghezza per lanciare la palla? Non so se mi sono spiegato. Sì. Allora, io sono del parere che, essendo la pista oliata, sì, perché per dare il modo di scivolare la boccia si mette dell'olio nella pista, quindi essendo che c'è l'olio, se la boccia la butti più in alto possibile, a parte che non ti conviene perché appena arriva slitta la boccia, certo che slitta, invece se già la fai scivolare a inizio pista, quindi proprio a inizio pista, sì, già ti dà la possibilità che l'olio che c'hai già nell'antipista, perché ti conviene farla scivolare, se lo trascina e alla fine ti dà l'effetto che si curva e si va a coricare sui birilli, certo, perché se la butti in alto rischi di prendere quell'olio e certo, di farla slittare, di farla finire nei canaletti, nelle canalette. Puoi anche fare strike, però ti aumenta la difficoltà e non controlli più la boccia, perché certo, slittando non sai che succede slittando. Domanda che è stata fatta tramite la nostra chat, anzi io invito a chi volesse farle di servirsi appunto di cliccare sulla nostra chat. Si può giocare a tutte le età, ma se uno sbaglia si può fare male? Ossia è uno sport che può diventare, tra virgolette, no, pericoloso? Allora, si può giocare a tutte le età, bisogna vedere anche che cosa si vuole raggiungere, perché logicamente a prima età, 10 anni, 11 anni, ci sono i campionati studenteschi. Anche i campionati studenteschi, sì, di bowling? Sì, questo certo, non lo sapevo. Ora la FISB, che è la federazione del bowling, che ricordiamo conta in Italia più di 5.000 iscritti. Sì, quindi è l'organo ufficiale che tramite loro puoi fare anche tornei nazionali, perché se tu non sei iscritto non puoi giocare, non puoi concorrere. Puoi fare tornei amatoriali. Ci sono anche tornei organizzati da, come si dice, tra di noi. Per esempio, sì, in Sicilia tu organizzi un torneo aperto alla Sicilia, però se non sei iscritto, se questo torneo è della federazione, io non posso partecipare se non sono iscritto. Sì, ho capito. E quindi c'è una quota associativa da pagare a loro e ti danno la possibilità che questo bowling poi è controllato con le piste regolamentari, perché sono regolamentari. La pista regolamentare, a proposito, allora intanto sì, forse dicevo, dobbiamo rispondere alla domanda. Non si può fare male, allora, si può fare male se ti butti una boccia nel piede e ti fai male. Oppure poi nella rincorsa puoi scivolare, insomma, soltanto questo può essere. Ma pericolo di dislocatura. Dice, bisogna vedere come metti la boccia, è una cosa tua personale, però non che il bowling ti può causare un danno da farti male proprio a livello fisico. Anzi, è uno degli sport più puliti che questo c'è, senz'altro. E ritornando allora, sì, al discorso della pista di scivolamento, sì, della boccia. Quanti metri è lunga quella pista? Allora, la pista regolamentare è un 18 metri e 50. 18 metri e 50. Più noi chiamiamo l'approach, che è l'antipista, prima di arrivare, sì, nella linea di fallo, che non si deve mai superare, lo dico anche agli avventori. Ah, quindi non si deve superare, no, perché sennò vieni... Allora, regolamentare, se tu superi quella linea si chiama fallo.
E non ti viene considerato no, come è nullo. Se il lancio puoi nullo. Fare qualsiasi tipo strike, quello che vuoi, ti viene zero, considerato zero, zero, nullo. Se passi con la... l'avventore invece, che è convinto che se passa la linea arriva un po' più avanti e può fare strike, vabbè, è naturale. Là diventa pericoloso perché inizia a prendere l'olio della pista, certo. Perché abbiamo detto che c'è la, l'olio, certo. quindi lì si c'è il rischio di scivolare. E quindi fare strike tu. Consigliamo a tutti coloro che giocano a bowling di in maniera superare di linea non nera. Superare perché rischiate di lassi, di farvi male, sì, di sì. scivolare e di finire anche chi lo sa anche a testa. No, questo è vero. E questo qua età è... non ce n'è. Età si può iniziare quando si vuole. Vabbè, certo, non credo che ci sia. Certo. Un'età consona anche al fisico che si deve, perché a 6 anni, 5 anni sempre un fattore di schiena, certo. Tirare una boccia, fare, anche se ci sono bocce per i bambini che sono 6 libre, quindi alla fine si può, però è sempre un movimento che un bambino fa. Ecco, vogliamo ricordare quali sono quale parte del corpo viene interessata? Vabbè, le gambe, le braccia. Il braccio, diventerà come quale il braccio può essere? Del tennista. Esatto, e appunto c'è il rischio di fare il gomito del tennista, come sì. si suol dire. Io infatti ho detto il braccio del tennista perché verrà, in pratica, hai da un lato di una mano c'hai il dito più grande... un muscolo più avanzato degli altri, perché l'altro non fa niente. A questo punto, visto che tu hai fatto il collegamento col tennis, che è uno sport che conosco meglio avendolo praticato, io no. Generalmente i tennisti più forti si dice i mancini. Che sono i mancini. Nel bowling è altrettanto. Sono i mancini più forti. Allora, non è che sono più forti, hanno già una dote naturale, che mm-hmm. non si sa perché è così, che già per arrivi anche un avventore, che io li vedo giocare, ti fanno girare anche la boccia. Cioè, sì. anche hanno iniziato la prima boccia che tirano. Non so se viene naturale o hanno una dote in più di noi, non lo so. Ma non lo so, probabilmente c'è una parte del cervello, che è quello destro, visto che uno è mancino, che sviluppa delle doti, maggiori. Così come io mi sono sempre chiesto come mai io ho avuto sempre difficoltà a giocare a tennis con i mancini, contro un mancino. E tu mi stai confermando la stessa regola. Anche nel bowling. E vabbè, il discorso si fa molto interessante e a questo punto io direi che ne abbiamo tantissime cose ancora da poter dire su questo sport, che sinceramente è uno sport molto interessante, è uno sport variegato che interessa che può giocare chiunque. Abbiamo detto, non c'è età, non c'è sesso, si può giocare da piccoli, si può giocare da grandi, si può giocare se si è belli impostati o se si è esili come te, oppure impostato come me, insomma, con la panza. Mentre questo è un altro brano, Macklemore e Ryan Lewis con Thrift Shop. Allora, finiamo con questa risata e noi invece riprendiamo con un'altra domanda. Questa è una donna. Sono Antonella. Buonasera Antonella. Mi hanno detto che è uno sport prettamente al maschile. Le donne possono essere all'altezza? Io quando gioco mi sento una campionessa. Allora, poi parleremo anche di questo, perché so che ci sono diversi tipi di, certo. di tornei. Rispondiamo intanto alla domanda della nostra ascoltatrice. Allora, che si sente una campionessa mi fa piacere, perché si inizia così, deve avere autostima, quella che non avevo io. Questo è importante, quella l'autostima che non ho mai avuto io, è estremamente quanti mi hanno detto che ero forte, importante. Non l'ho io mai quando detto gioco io. Mi sento una campionessa, evidentemente vede degli ottimi risultati. Allora, lei chiede se è uno sport prettamente maschile. No, non perché ci sono molte donne ora che lo frequentano. Rispetto a tanti anni fa sono aumentate di parecchio, e tra cui ne abbiamo una campionessa siciliana che è di Palermo, Elga Di Benedetto, che ormai è pianta stabile nazionale, sì, nazionale, fa campionati ormai in tutto il mondo. Ha ottenuto e ottiene ancora. E guarda caso, è una donna. È una donna. E quindi è una riconosciamo donna. Questa. Molto forte. Sì, molto sì, forte. Sì. Quindi. Sì. Non è uno sport. Se le serve per rincuorarla, vi posso dire che può praticare bullying a livello professionista. Se già siendo una campionessa, quindi le consiglio di allenarsi molto e fare questi tornei.
Ah, perfetto. A proposito di tornei, sì. Allora, penso che sia, vabbè, un poco come anche nel tennis, visto che abbiamo fatto poc'anzi il paragone. Ci sono tornei individuali? Sì, ci sono, allora, i tornei doppi, come si svolgono singolo, sì, doppio. Singolo maschile o singolo femminile? Allora, tutto è, sia singolo maschile, sia tutte le categorie che io dico, singolo, doppio, tris e squadra, sì, sono tutti maschile e femminile e sono anche misti. Misti, ci sono, sì, anche, come ci sono i doppi misti nel tennis? C'è il doppio misto, perfetto, esatto. C'è il doppio misto e tris misto dove sono due maschi e una donna. Due donne e un uomo? Basta che il misto è tutte e due. L'importante è che non sono tutte e tre dello stesso sesso. Perfetto. O tutte e tre maschi. La squadra è formata da quattro giocatori, difficilmente da cinque, perché non si raggiunge questo numero di squadre necessario, perché già togliendo uno, perché c'è anche la riserva, quindi se già fai una squadra da cinque più la riserva ti togli una squadra, certo, che non conviene. È tutto mio, sia singolo, doppio, tutte queste cose, sia maschile, sia femminile, sia misto. Quindi è aperto a tutti, non c'è distinzione. Allora, io non l'ho dimenticato, ho detto che tu sei una persona molto modesta e lo vogliamo dire che tu hai un tuo record. Nel 94-95 ho totalizzato su tre partite 821 birilli, il massimo è 900, quindi ti lascio immaginare. Quindi è proprio un record, è un record. Allora, a livello siciliano? Un record siciliano, sì. Italiano non lo so sinceramente, non mi sono mai documentato perché ti ripeto non sono mai stato uno che ha voluto entrare completamente nella situazione. Era un piacere perché ho fatto tutti i strike tranne un 4-5 colpi, quindi poi tutti 12-12 in tre partite, quindi su 36 lanci mancavano 5 strike. Diamine, questo sì che è un record. Sì, 821, il massimo 900, quindi un ottimo risultato. Poi ho fatto due volte 300, ho vinto molti campionati, sia singolo, doppio, tris e squadre, e soprattutto individuale, la media. La migliore media significa di ogni categoria, che c'è la categoria A, B, C e 9 leve. 9 leve sono quelli che iniziano al momento. Io mi sono fatto tutta la trafila, quindi sono partito dal 9 leve, sono arrivato alla A e ho vinto tutte le categorie. Un ottimo giocatore, diciamo. Però la tua modestia dice no, mi dovete presentare come giocatore di bowling, sì, come campione di bowling. No, sebbene guardi, i campioni sono gli altri. Ho notato che comunque hai vinto anche le tue belle gare. Un campione, sai perché non mi devi chiamare campione? Perché secondo me un campione quando poi arrivi a raggiungere certi risultati anche fuori. Sì. E invece noi, almeno come Sicilia, ecco, parliamo della situazione del bullying in Sicilia. A parte, come ti dicevo, la mia amica con qualche altro campioncino che si sta facendo valere ora, siamo molto indietro rispetto al nord. Loro lo vivono più come sport vero e proprio. Come mai in Sicilia non c'è questa mentalità? Oggi colpa sempre della solita famosa crisi, perché come ti dicevo prima, quando costa uno sport come il bowling, non è solo comprarti la boccia della combi una volta e finisce. Diciamo che è una cosa personale, individuale, non è la che se tu appartieni ad una società ci pensa la società. No, proprio devi essere tua. Certo. Tutto l'equipaggiamento è tutto a spese tue. Sì. Quindi poi la boccia non è che dice tu te la compri una volta e finisce. No. Quanto durano le bocce? In base a quante partite fai, quindi più partite fai, più si usura la boccia. Si usura, certo. E allora cosa succede? Te ne devi comprare un'altra, ti devi mantenere per arrivare a certi livelli. Ricordi agli ascoltatori quanto costa una boccia? Quelle da professionisti, 2,50, 3,50. Diamine, non sembrerebbe, insomma. No, anche perché di quale materiale è fatta la boccia? È materiale uretanico, ci sono tanti tipi di materiale, c'è un fungo all'interno, sembra che tu prendi una boccia ed è finita, invece la boccia è fondamentale per tante caratteristiche che ha all'interno, come è messo il nucleo,
tante cose che un giocatore normale che tu arrivi dice ma è una boccia, certo, perché no. Poi anche i buchi devono essere ben sistemati, devono, ci sono dei segnali dove fare dei segnali buchi, perché esattamente perché devi dare la giusta direzione, cioè, insomma, per essere non un è foratore una cosa semplice. Non puoi fare tre buchi in qualsiasi punto mm-hmm. della boccia, c'è una scuola per foratori, perché se tu sbagli a fare il buco e la boccia, il perno centrale posizionato qua, fai dei buchi qua, ti capovolge la boccia, quindi non ti gira più, ti gira al contrario. Certo, è logico. Quindi c'è anche una scuola per foratori. E quindi questo naturalmente comporta. Poi c'è, abbiamo detto che c'è il completo da The Bowling, perché giustamente le scarpe che le sono scarpe. Importantissime. Non sono scarpe normali, tutti quanti vengono, ma ho le scarpe di gomma, posso giocare al bowling? No. Non è così. No. Devono essere delle scarpe? C'è una pelle particolare, è una pelle sì. di bufala che ti permette di scivolare in un parquet, perché là certo, c'è il parquet, certo. È come se tu vai a scuola di danza e ci vai con le scarpe da tennis. E diciamo che anche le scarpe sono soggette ad usura dopo certo, averle calzate. Più partite per fai, esatto. più si usurano, quindi anche là 180 euro, 150 euro di scarpe. E poi c'è l'abbigliamento? L'abbigliamento, allora, basta di sopra basta una semplice maglietta con il logo del bowling, della federazione, dello sponsor se c'è la fortuna sì. di averlo, perché è fondamentale per, certo. per pagarti dei tornei che ti aiutano a farli, perché logicamente ti costa un torneo. E quello che è necessario, non portare jeans quando si gioca a livello professionista, perché non si può. Non si può proprio non per regolamento? Allora, è per regolamento, ma è anche per una cosa... Ti impacciano forse. Certo, perché essendo forse... stretti, esatto. una tuta è l'ideale per essere libero nei movimenti. È logico, quando arrivi. I jeans tendono il jeans naturalmente stringe. a stringerti. E esatto. quindi, a parte che non, regolamentare non è mettere un paio di jeans, ma è anche una cosa tua, perché ti sudi. Mentre giochi sudi e si appiccica alla pelle, non è comodo il jeans, da escludere. Tu cosa consiglieresti a uno che volesse fare? Ecco, prendiamo Antonella, sì. nel caso specifico che come si prima... reputa una campionessa, che volesse farlo proprio a livello di sport, cominciando ovviamente a livello dilettantistico, però non da giocatrice o da giocatore della domenica. Allora, io gli consiglierei le prime cose di andarci come se ogni giorno si giocasse una pizza con un amico. Sì. Da prenderlo come uno sport di divertimento. Perché se già inizi a prenderlo seriamente già al primo impatto, ti può stordire il bowling. Sì. Perché poi diventa come una droga, non lo lasci più. Esatto, perché ci sono quelli così. Che sono veramente fissati col così, bowling. È così, mm-hmm. Noi eravamo così. Ho capito. E quindi quando tu inizi a frequentarlo, poi io lo consiglio, perché è uno sport pulito, non sei a contatto con la strada, niente volere per la strada, giusto, però sei in un posto sì, coperto o piove, in un ambiente anche riscaldato, tranquillo, certo. simpatico. Allora, perché... riscaldato no. No? No, perché se riscaldi il locale, l'olio diventa ho capito. Sai che non c'ho, io sono andato c'è pochissime volte, non ci ho fatto, avere... c'è una temperatura certo, specifica certo. che di quanti gradi lo sai? Preciso non lo so, però sempre sui 18 gradi, 19 gradi, non troppo caldo. Non troppo caldo. Non troppo caldo. Neanche troppo freddo, perché fa l'effetto al contrario, perché se c'è troppo freddo lì dentro rischi di fare uno strato di ghiaccio nella pista. Una domanda è d'obbligo. Certo. Io non so se nei tornei si giocano più partite in contemporanea, sì. però andando al bowling naturalmente ci sono tutte queste piste che sono tutte occupate, c'è un frastuono pazzesco. Per mantenere la concentrazione, che cosa si deve fare? Isolarti da tutto, no? Perché lo senti, il rumore lo senti, certo, le persone perché che si parlano sentono, lo senti. Certo, si sentono quei colpi. Certo. Allora, il rumore del gioco del bowling lo devi sentire, perché arriva l'impatto della boccia e lo senti. Però è consigliabile, quando giochi, quello di dietro non deve parlare. Mm-hmm. Perché sennò, mentre tu sei concentrato, senti quello là che ti dice qualcosa, ti sconcentri timido, totalmente. Certo.
mentre invece devi essere per conto tuo in pista e devi metterti là e basta. Tu avevi una pratica particolare per concentrarti oppure niente, cercavi proprio di isolarti dal contesto? La tranquillità quando arrivi là, non devi pensare a niente, perché quando arrivi a certi livelli, per esempio quando fai 300, certo, le ultime bocce pesano. Pesano, non solo pesano tantissimo, le gambe non te li senti più perché ti tremano dal già come arrivi al nono decimo lancio, già non sì, ci sei più. Quindi poi è anche questione di fortuna, perché giustamente non riesci più a dialogare più con la boccia. A me, io quando ho fatto il primo 300 mi è uscita la boccia direttamente quasi dalle mani e è andata là, fortunatamente ho fatto lo strike. Senti, siamo quasi a conclusione di sì, trasmissione. Ci vuole un allenamento specifico, a parte l'allenamento all'interno, lanciando così fisico, a livello di respirazione, a livello di corsa di gambe, oppure allora, non c'è questa necessità impellente? La necessità non c'è, però è consigliabile, perché quando tu fai, allora si dice una finale, noi chiamiamo finale Petersen, perché sono, devi giocare contro tutti, sì, quindi se ne entrano 10 in finale, tu devi giocare contro 9 avversari, devi fare 9 partite di fila, quindi quelle 9 partite ti portano a essere anche poi stanco alla fine. Certo. Quindi è consigliabile anche fare attività fisica, che non fa male. E vabbè, l'attività fisica è sì, sempre sì, sì, ma non una molto cosa importante, specifica, un'attività fisica normale di corsa e così. Bene, allora diciamo subito che stasera abbiamo parlato di bullying, l'abbiamo fatto con un personaggio simpaticissimo, grazie, semplice, umile, lo avete capito, Angelo Manuli, giocatore di bullying, giocatore, non dico di bullying, campione, no, campione dico gli altri. Ecco, diciamo che riprenderai al più presto la tua attività, speriamo, noi te lo auguriamo. Grazie. Io rifaccio la proposta che mi è stato così lanciato a livello di redazione, che io ho proprio davanti agli occhi, una serata di bullying con tutta la redazione, ma maschile e femminile di Globus Magazine e Radio Station. Noi invitiamo il nostro Angelo Manuli a darci dei consigli, e perché no, visto che stiamo invitando un uomo, Antonella, se vuoi essere dei nostri, visto che sei diciamo una campionessa, entra a far parte della squadra che formerò io. Va bene. Grazie a tutti per grazie, l'attenzione, alla prossima puntata. Buonasera, buonasera da Banda Garufi, da Globus Radio Station, da Angelo Manuli. Grazie, ciao, buonasera, ciao. Sport e non solo, la rubrica di Armando, curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica.
Lo spettacolo si veste di oro solo da Vaccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick.